Mi chiamo Giovanni Benedetto Colombo e sono presidente e fondatore della Onlus EFREM, Economia di Riconciliazione. EFREM è un acronimo in inglese, Energy Freedom, e la sua missione è la diffusione della conoscenza e delle applicazioni delle energie rinnovabili, in particolare fotovoltaiche, nei paesi poveri, al servizio della Chiesa Cattolica, soprattutto africana. EFREM è stata costituita il 31 ottobre del 2008. È stata promossa e sostenuta e fondata da un gruppo di soci, imprenditori sociali, studenti, insegnanti. Dunque, io mi sono occupato nella prima fase di costituzione di EFREM perché il far nascere una Onlus autorizzata dalla Regione Lombardia che avesse possibilità di operare all'estero era una cosa particolare, nel senso che avevano delle riserve a riconoscere il fatto di no profit all'estero, cosa che invece abbiamo dimostrato ampiamente, perché il problema era che per esercitare questa attività all'estero si costituisse una fondazione. Fondazione è una realtà che ha scopi benefici, però ha bisogno di risorse economiche ingenti, cosa che EFREM assolutamente ha: disponibilità di persone, delle competenze, ma crea e porta tecnologia a costo zero. Le principali tappe evolutive di EFREM sono fondamentalmente le seguenti. La prima è stata una serie di formazioni per tecnici fotovoltaici, ne abbiamo eseguite 19 in 10 paesi africani e sono stati formati circa 240 tecnici. La seconda iniziativa è stata la realizzazione di un sistema fotovoltaico mobile e portatile, una valigia che si chiama GRID e che serve o a generare reddito o a essere utilizzata dagli operatori pastorali quando si recano dove non c'è energia. Nel caso invece di microimpresa, può dare ricarica a 10 batterie di telefoni cellulari alla volta, facendo in modo che questo diventi una fonte di reddito. Ulteriore tappa importante della nostra associazione è stata la definizione e l'avvio di Oasis, un sistema fotovoltaico che serve per autosostenere attività sociali di varia natura. Abbiamo avviato la produzione e la messa in funzione di sistemi fotovoltaici per scuole residenziali rurali africane che possa sostituire i sistemi di cottura tradizionali. Sostituirli con un sistema fotovoltaico vuol dire azzerare i costi di acquisto dei combustibili appena citati e vuol dire riuscire a ridurre a zero le emissioni in atmosfera di anidride carbonica. Il tutto implica la sostenibilità pressoché totale del progetto. La terza ipotesi, non è ancora implementata, è quella di poter trasformare anche i sistemi di cottura dei villaggi in sistemi di cottura fotovoltaici. EFREM ha una struttura, oserei dire, a iceberg. In Europa c'è la punta dell'iceberg. Abbiamo la sede a Brescia e ci sono volontari in maniera più o meno permanente, siamo sotto la decina messi tutti assieme. Dipendenti sono due, io e mia figlia. E c'è un consulente amministrativo, 2,5, ma il grosso della struttura è in Africa. In Africa ci sono i 240 nostri alunni che sono diventati soci, in più abbiamo rappresentanti per paese, circa 250-260, quindi la struttura è molto snella, non abbiamo costi generali elevati, sono bassi, molto bassi. Fino ad oggi diciamo che le difficoltà maggiori sono state il creare un cambiamento sociale, l'entrare in contatto con gli stakeholder e
coinvolgere e guidare le persone. Creare un cambiamento sociale è difficile, in generale. Nel caso delle rinnovabili lo è ancora di più, perché il mercato delle rinnovabili in Africa è un mercato in cui ci sono attori di diversa natura e condizione, ma che spessissimo difettano di professionalità. Capisco la notevole difficoltà di dialogare ed acquisire la credibilità. Tu, quando pensi e ragioni in italiano, rischi di ragionare stonato. Noi siamo confrontati con esperienze negative dei nostri interlocutori, i quali hanno preso degli impianti sottodimensionati quasi sempre e non funzionano mai. E quindi hanno detto: il fotovoltaico non ci conviene. Altra situazione di confusione è che sul mercato sono presenti prodotti molto diversi. Un pannello fotovoltaico è sempre un pannello fotovoltaico, però se è made in Japan o made in Germany o in Svizzera o in Italia è un'altra cosa. Se un sistema non è equilibrato, se cioè il rapporto per esempio pannelli-batterie non è armonioso, il sistema rischia di non funzionare. Tanti impianti che sono stati installati dalla buona volontà dei missionari, ma non dalla loro professionalità, perché i missionari non sono degli specialisti di tecnologie fotovoltaiche, e che oggi, ma subito, dopo 2 o 3 mesi, hanno smesso di funzionare, se hanno mai iniziato a farlo. Questo è il grosso limite al cambiamento sociale che incontriamo: il riconquistare la fiducia e la dignità che una tecnologia come la fotovoltaica possiede, assolutamente possiede. Entrare in contatto con gli stakeholder è un problema perché sei letto in maniera superficiale, non riescono a percepire le novità e l'originalità, perché siamo sicuri che queste proposte hanno delle caratteristiche innovative e originali. Si sentono più tranquilli gli stakeholder se tu gli dici: regalami 1.000 euro perché faccio l'assistenza ai poveri. Non crei loro problemi. Quando tu cominci a dialogare con loro e dire che stai proponendo un empowerment, che stai proponendo un upgrade delle condizioni di vita all'interno di un sistema e che hai bisogno di tecnologie adeguate, eccetera, eccetera, cominciano a essere preoccupati, perché dicono: ma là non ci sono i pezzi di ricambio, non preoccuparti, ci stiamo pensando. Ma là non c'è la formazione, non preoccuparti, la stiamo facendo, l'abbiamo già fatta. Cioè, hanno tutta una serie di giudizi correnti, perché se non ci fossero questi giudizi correnti non sarebbe forse neanche necessaria la nostra presenza, saremmo già più avanzati nel discorso. Ma la realtà è quella lì, la realtà è che in savana non c'è niente, e quindi portare qualche novità, far diventare meno poveri i poveri, sembra un'impresa impossibile. Vorremmo solo, come Efrem, portare un po' di energie rinnovabili nel villaggio, di modo che alcune realtà fondanti del villaggio possano venire meglio utilizzate. Dal 40 all'80% della produzione agricola africana viene dispersa per mancanza di sistemi di conservazione adeguata, quindi è una cosa micidiale. Tu ti spacchi letteralmente la schiena per coltivare i pomodori, le patate, le verdure, gli ortaggi, e poi, siccome non hai una stanza raffrescata e non hai un sistema di trasformazione, di conservazione delle derrate alimentari, praticamente succede che sei costretto a buttarle via. Devo dire che io ho abbracciato Efrem per la fiducia, logicamente, nel presidente, in quanto sapevo, prima di tutto, il fondamento etico che lo anima, la conoscenza dell'Africa. Coinvolgere e guidare le persone è sempre il problema principale, perché se tu non riesci a fare questo, le tue parole restano parole. E le persone sono ovviamente diverse, le motivazioni non sono mai le stesse, e i momenti non sono mai gli stessi, però la bontà
di questa nostra proposta viene conta, tanto o poco viene conta, più tanto che poco. Ancorché evidentemente viene letta secondo i bisogni poi di ciascuno. Un vescovo, mio caro amico, dopo che gli ho spiegato e gli ho dimostrato nelle sue scuole quanto può risparmiare usando dei sistemi fotovoltaici al posto della cottura tradizionale, mi dice: ma non potremmo dare un po' di luce alle capanne? Sì, possiamo dare un po' di luce alle capanne, ma non è questo l'obiettivo di questo progetto, nel senso che se diamo un po' di luce alle capanne o dobbiamo regalare dei sistemi fotovoltaici a chi sta nelle capanne e non ne abbiamo la capacità finanziaria, o dobbiamo creare delle condizioni di miglioramento di vita nei villaggi di modo che possano comperarsi il sistema fotovoltaico di illuminazione domestica. E questo non lo fai in un mese o in un minuto o in una giornata. Ma il nostro vescovo, lui, la domanda l'ha fatta lo stesso. Sono molto speranzoso che prendano sensibilità sempre di più e ci sia una sinergia tra chi opera nel terzo mondo, perché è impossibile ipotizzare interventi a piccole macchie, ma qui bisogna fare sinergia. Quindi noi stiamo coinvolgendo un numero importante di persone, e soprattutto in questo momento presidi di scuole, che ci stanno seguendo in maniera notevole, direi. La dimostrazione è che sono disposti ad andare a cercarsi loro gli sponsor per realizzare questo progetto. Non stanno chiedendo i soldi a noi stanno chiedendo il progetto, che è un'altra cosa. Noi glielo prepareremo e il resto se ne occuperanno loro. O se ne occuperemo insieme, visto che alcune strutture di carità internazionale si sono dimostrate molto attente a quello che stiamo facendo e ci hanno dato assicurazione che ci sosterranno anche finanziariamente.